Intanto ciao, quello di oggi sarà un video strano. Io parlerò, ma voi non mi vedrete parlare. Vedete invece tanti pezzi dei miei video, pezzi della mia storia personale su YouTube. Mettiamo subito le carte in tavola. Sono stato ad un passo dall'abbandonare tutto. Sì, dal prendere il lavoro di un anno e mezzo e buttarlo nella discarica. E sì, lavoro, e ci terrei a sottolinearlo, perché dietro ad ogni mio video c'è sempre stato il sudore e il sacrificio. Può sembrare una frase fatta, ma molte volte, pur di portarvi un video divertente, appassionante e ben montato, ho rinunciato ad un'uscita con gli amici o una corsetta snellente in campagna, con conseguente pancia accumulata settimana dopo settimana. Sono ingrassato anche per voi, ma sono sempre stato dell'idea che se una cosa deve essere fatta, allora deve necessariamente essere fatta bene. Piuttosto, se devi farla tanto per non farla, allora vai a fare quella corsetta e butta giù quella maledetta pancia. Vorrei iniziare scusandomi, perché ho davvero perso di vista il mio obiettivo. E qualcuno di voi quest'estate ci aveva visto davvero lungo. Io magari non me ne accorgevo, perché ero accecato da un successo che stava arrivando davvero troppo velocemente. Un incremento di iscritti allucinante che mi aveva fatto sentire potentissimo, magari snaturando un bel po' il mio stile iniziale. Sono entrato in punta di piedi su YouTube e sono stato aiutato dal Green, Let's Play FIFA e FIFA Gamers 24 ad emergere da un cunicolo che definire buio è altamente riduttivo. Già, il Green. Ricordate quante risate nei video assieme? Ecco, se vogliamo, quello è stato realmente il momento più alto del mio canale. Facevo video per divertire, ma allo stesso tempo mi divertivo più io di voi. Non che adesso non succeda, sia chiaro, ma all'epoca c'era quella compagnia prestatissima che mi portava a dare quel qualcosa in più. Poi però un ingranaggio si è rotto. Siamo attorno al 25 luglio, attorno al mio compleanno, e appare su YouTube un video diffamatorio nei miei confronti. Volano parole grosse, grossissime, oltre che accuse ridicole ed infondate, e lo dico tuttora. Mi ritrovo dinanzi ad una cattiveria immotivata di qualcuno che neanche conoscevo e probabilmente non conosceva me. Il vero problema, oltre che la bomba emotiva che scoppia dentro di me, sono le persone che danno credito a quelle parole, quasi le avesse pronunciate il Messia. E allora via, si espande a macchia d'olio sul mio personaggio un alone negativo e tanti, tantissimi iniziano ad offendermi nei commenti, senza neanche sapere di cosa parlavano tra l'altro. Ecco, fermiamoci qui, è quello il momento chiave che probabilmente mi ha cambiato. A pensarci oggi potrei quasi fare il confronto con un mondo dei fumetti, dove fino al giorno prima sono stato una brava persona e poi un evento malaugurato mi trasforma nel super cattivo di turno. All'epoca sento che devo fare qualcosa in più. La voglia di crescere diventa una specie di droga e il mio rapporto con voi iscritti, purtroppo, cambia radicalmente. Sono più freddo, sono più distaccato, magari per un'inconscia paura di potervi deludere e ricevere una nuova critica. Inizio a fare video camuffando nei contenuti con titoli non inerenti alla realtà dei fatti, con miniature provocanti per ricevere solamente le visualizzazioni o addirittura con contenuti raccapriccianti. Come quando ho fatto quel video chiedendo gli iscritti per scartare Messi e Ronaldo Team of the Year in FIFA 15. Ecco, quello invece è stato il momento più basso del mio canale e me ne rendo conto purtroppo solo ora, quando già all'epoca la Bianca mi disse: guarda Luca, pensaci bene, lascia perdere. Ma io no, non do retta a nessuno e continuo ad essere quella sorta di Foolish 2. Un giorno però le cose cambiano. Scopro su YouTube due creatori di contenuti che un po' riescono a ridarmi quello che avevo perso, quello che avevo inizialmente e che non avevo più dopo gli ultimi avvenimenti. Il primo è Saidonia, del canale YouTube di Pokémon Millennium. In realtà Francesco non è vecchia conoscenza, dato che per più di un anno abbiamo avuto un confronto quasi giornaliero all'interno del forum del medesimo sito. Wow, quello che fa è fantastico! Ovvio, il brand è diverso rispetto a quello che tratto io, e quindi anche il contenuto sarà diverso, ma la sua voglia di crearli, quei contenuti, è completamente diverso rispetto a tutta la solita merda che spesso troviamo su YouTube Italia. E sì, non mi vergogno di dire la parola merda, perché spesso ne troviamo tanta. Sapevo che Francesco fosse un ragazzo in gamba, ma riuscire a fare quello che lui fa adesso non è assolutamente semplice. Ad oggi, e mi sbilancio, è forse il canale emergente più di qualità sull'intera piattaforma italiana. Se non lo conoscete e comunque vi piacciono i Pokémon, vi invito calorosamente a farci un salto. Ma voi ricordatevi bene di Saidonia e Pokémon Millennium, perché presto ci torneranno utili all'interno di questa storia. Il secondo creatore è The Giant, uno youtuber che mi contatta per una collaborazione, mettendo subito bene in chiaro che ha solo 1000 iscritti. Solo 1000 iscritti, siamo veramente molto riduttivi nel mondo di YouTube. Come sempre farò e come ho sempre fatto in passato, chiedo il link del suo canale per controllare i suoi lavori. Non mi sono mai soffermato su quel numerino, se uno è bravo va aiutato a crescere a prescindere. A me è successo con il Green e gli altri e ho deciso di fare la stessa cosa quando ne ho la possibilità. Nel momento in cui apro il suo canale e vedo i suoi video, rimango basito e mi si apre il cuore a metà. Quei video mi ricordano il primo me su YouTube.
Stesso modo di approcciarsi alle partite, stesso amore in una squadra e nei suoi componenti, stessa inesperienza, ma allo stesso tempo ventata di novità in mezzo ai soliti 5-6 video che continuano a girare sulla piattaforma. Contatto subito immediatamente Giorgio, gli dico che sì, un video insieme si farà. Ma parallelamente inizio a pensare, ma quello che sto facendo è davvero quello che voglio fare? Io l'ho detto fin da subito, non voglio risultare ipocrita e ci tengo sempre a mettere le cose in chiaro. Se non ci fosse un riscontro economico dietro al mio YouTube, probabilmente non lo farei. Ma per svariate ragioni, ho 23 anni e un sacco di impegni. Ok, il calcio è la mia passione, ma se riesco pure a guadagnarci due soldini, tanto meglio. Anche perché, ripeto, dietro ad ogni lavoro portato c'è sempre stato un investimento di tempo non indifferente. Sotto lato del montaggio, almeno, non sono mai cambiato. Il canale cresceva, sì, ma non come volevo. Mi sono praticamente messo davanti allo specchio mentre mi lavavo la faccia per riprendermi. Luca, davvero vuoi continuare così? Non è il tuo stile, e lo sai benissimo pure tu. Puoi fare assolutamente di meglio. Puoi tornare a fare quello che facevi. E allora via, nuova rivoluzione. Back to basic, ritorno alle origini. Titoli di nuovo inerenti con il video, miniature adeguate e contenuti di qualità, come direbbe un verde barbuto. Ma non solo, decido di rispondere ad ogni singolo commento sotto al mio video e ad ogni messaggio privato, ma quello l'ho sempre fatto quando avevo tempo a disposizione. A proposito, ne ho un sacco da leggere, ma questa è un'altra storia. Inoltre cambio alcuni format e inserisco serie con l'unico intento di farvi ridere. Perché chi ogni giorno naviga su YouTube di quello ha bisogno, di un passatempo, di una risata, del divertimento? Beh, guarda un po', funziona. Il canale comincia a crescere molto rapidamente e arriviamo alla fine di febbraio con il vento davvero in poppa. Ma sentivo che c'era ancora qualcosa che non andava. No, qualcos'altro disturbava la mia mente e la mia lucidità. Sì, ma cosa? Pensa Luca, pensa. Cazzo, ho capito. È la community. È proprio la community. Feci già un video riguardo dicendo che community è un termine riduttivo, ma lasciatemi spiegare. Ricordate Cydonia e Pokémon Millennium? Ecco, riprendiamoli fuori. In quell'anno e mezzo di community di quel forum non ho mai avuto un secondo di rabbia o invidia nei confronti di qualcun altro. Cosa che su YouTube purtroppo non posso dirvi. Sì, sono invidioso di molti creatori di contenuti di YouTube. All'interno del forum di Pokémon Millennium le regole erano ben chiare. Se ti meritavi qualcosa ed eri bravo, allora venivi premiato. E il mio momento era arrivato anche lì, dato che sono stato moderatore del forum e non solo. All'interno del forum ho fatto anche altro, sempre grazie alla mia fantasia e alla mia voglia di inventiva, ma quello non lo saprete mai, non ve lo racconterò, è un segreto che mi porterò nella tomba. E se qualcuno sa, è pregato di stare zitto. Ma Foolish, dove vuoi arrivare parlando di community? Qui, su YouTube, manca un pezzo, manca un ingranaggio. Qui viviamo, attenzione, in una monarchia anarchica, in cui comanda non chi se lo merita, ma chi ha più iscritti. Sì, ancora una volta quel numerino, è una classica gara a chi ha il cazzo più lungo o a chi piscia più lontano. Ci sono i big là in alto e sono una specie di divinità inarrivabile. Sono stato alla Games Week di Milano e ho visto ragazzi inneggiare i nomi dei loro idoli, che pur sentendoli non si giravano neanche per un saluto da lontano o un semplice sorrisino. E io che tra la folla cercavo i vostri occhi con la speranza di essere chiamato lì da voi. Ma non tutti, per carità, perché fortunatamente ci sono ancora persone buone e disponibili come Brazzo Crew, che in quei giorni ha galoppato tantissimo per accontentare chiunque volesse anche solo una semplice foto con lui. Ma sempre ritorniamo, e sempre quello è il problema e lo sarà per sempre. Quel numerino. Provate a immaginarvi la scena, si sono creati dei veri e propri recinti con all'interno i vari big e fuori il pubblico che non vede l'ora di vedere ogni singolo video pubblicato. E poco importa se questo sarà brutto, montato col culo o addirittura non montato, l'importante è avere un video, anche solo di rutti, scoregge o urla, che importa. Ma sì dai, facciamo due video al giorno e carichiamoli, tanto il mio pubblico lo vedrà, mi farà guadagnare soldi e verrà a urlare il mio nome alla prossima fiera mentre io farò finta di non sentirli, mentre giocherò al mio smartphone acquistato grazie alla pubblicità che loro stessi hanno guardato. Beh, scusate ancora una volta per questo termine, ma questa è merda. Ripeto, non sto parlando per tutti, perché c'è anche chi ha davvero una vita, magari anche lavorativa, oltre a quella sul tubo. Ma non è possibile che ogni volta che uno provi a chiedere una collaborazione a chi ha quel numerino più alto del tuo, o si venga ignorati brutalmente, o si venga respinti con le scuse più improbabili. La cosa che poi fa ridere è vedere il creatore caricare una collaborazione con un altro youtuber all'interno di quel famoso recinto, quindi con il numerino molto più vicino al tuo. Ah, ma aspetta, perché tanto quel numerino è alto e quindi vuol dire che ci guadagniamo entrambi.
quindi va bene. Tutti quelli che sono fuori dal recinto, per me non esistono, non sono niente e non hanno assolutamente neanche il diritto a provare ad avvicinarsi a quel recinto. Se lo toccano è elettrizzato e prenderanno una scossa. Tanto a me cosa interessa? I fan continueranno ad urlare il mio nome alle fiere. Missione compiuta, tutto secondo i piani. E ancora una volta lo ripeto, sì, sono invidioso di diversi creatori di contenuti e non ho paura ad ammetterlo. Ma la cosa veramente bella di questo video, oltre che essere un mio sfogo emotivo che mi serviva assolutamente prima di impazzire, è che non ho mai fatto un nome, non ho mai attaccato nessuno direttamente. E quindi, amico mio, se stai guardando questo video e sei all'interno di quel recinto e ti senti chiamato in causa, beh, forse hai la coscienza sporca e dovresti cambiare qualcosa. Ma d'altronde, siamo nel paese in cui viene criticato Yotobi e si esaltano ben altri soggetti. Ah, YouTube Italia, quanto mi piace.